chi sei e quando sei nato. Sono Mauro Pelaschier, sono nato a Monfalcone nel 1949, quindi ho 70 anni e, come amo dire, sono nato prima della plastica. Che lavoro avresti voluto fare da grande? Il velista, o comunque navigare. Vengo da una famiglia di navigatori e costruttori. Mio nonno e poi mio zio erano maestri d'ascia, costruirono le prime barche con le quali poi ho vinto i primi titoli. Fu veramente facile scegliere la mia vita. Quando è stato il tuo primo viaggio per mare? La prima uscita da solo a 6 anni. In mare ci sono andato, credo, appena nato. Ho dei ricordi anche prima di 6 anni, però 6 anni è importante per me perché fu la prima volta che navigai da solo. Barca a vela. Colpo di fulmine o lento innamoramento? Colpo di fulmine immediato, poi innamoramento continuo. Cos'hai amato della tua prima navigazione? La libertà, mollare gli ormeggi e andare dove mi pare senza che nessuno mi dica cosa fare. Qual è il posto più bello in cui sei stato in barca? Beh, la Sardegna credo sia il posto più bello dove ho navigato, ma ovunque è bello. Ci sono dei posti incantevoli dove vedi delle cose che veramente ti fanno dire sì, ho scelto bene, ho fatto bene a fare le liste. Che musica ascolti per mare? È la musica del mare. Il rumore che fa in particolare le barche di legno, lo scivolare nell'acqua è qualcosa di meraviglioso. Per me è una musica. Però da ragazzo ascoltavo i Pink Floyd, amavo i Pink Floyd. Il tuo più bel ricordo per mare? Ne ho tantissimi ovviamente, ma quello che mi ha colpito moltissimo è stato 2 o 3 anni fa, un trasferimento dall'Argentario alle Baleari, in mezzo al Mediterraneo incontrammo 2 balene e ci fermammo in mezzo a loro con una barca d'epoca. Fu un attimo meraviglioso. Qual è il tuo navigatore preferito? Soldini, il più recente. Poi Abberly, Slocum, Chichester, sono tantissimi che hanno lasciato un'emozione forte dentro di me raccontando e facendo delle cose meravigliose. Leggi in barca? Se sì, cosa? Sì, ho avuto modo di leggere quando mi è concesso di fare qualche crocierina, ovviamente mi porto sempre qualche libro. Scoprì a bordo di un catamarano un libro di fantascienza, amo anche la fantascienza, che parlava appunto dei navigatori dell'ignoto, quindi la grande epopea delle scoperte e del primo giro del mondo effettuato dalle navi di Magellano. Ho imparato un sacco di cose in quel libro lì. Non lo pubblicano più purtroppo, ma non si trova. Per te, com'è l'equipaggio perfetto? L'equipaggio perfetto sono quei ragazzi che ci mettono un po' di più di quello che normalmente metti per raggiungere il tuo obiettivo personale, perché in gruppo si riescono a fare delle cose meravigliose se tutti danno qualcosa di più. E se salgono a bordo con le valigie rigide? L'ho fatto anch'io. No, sì, è un bel costume perché in barca c'è poco spazio, già la valigia non avrebbe senso perché, parlando d'estate, è ovvio che i vestiti non servono. Una borsa è più che sufficiente, se è morbida si può mettere in qualsiasi luogo e non dà fastidio, ecco. Una valigia poi anche magari vuota, non sai dove metterla. Meglio gli amici di terra o gli amici di mare? Ma sono gli stessi, quindi per me gli amici di terra sono quelli che poi andiamo a navigare insieme, quindi non fa differenza. Il bello di chi fa vela e chi ha avuto la fortuna di navigare ovunque è che abbiamo amici in tutto il mondo. Perché quando competi è vero che non vedi l'ora di battere il tuo avversario, ma in realtà quando torni a terra c'è uno scambio di vedute, di impressioni, anche di discussione rispetto a quello che è accaduto in mare, che poi ti fa diventare amico del tuo nemico a mare, no? E quando giriamo, la prima cosa è bello rincontrare vecchi nemici di battaglia navali, ma in realtà sono diventati amici per la vita. Il bello appunto del marinaio è che tutto il mondo trovi qualcuno che ti può aiutare. Cosa vuol dire crociera per te? La crociera l'ho agoniata per anni e anni, perché prima il periodo olimpico era impensabile, perché ogni ora libera la dedicavo all'allenamento a bordo delle derive che frequentavo, il fin, sempre quello. Sì, ogni tanto vado in crociera, l'ultima l'anno scorso in Croazia con amici. Ho fatto anche crociere lunghe, sono stato anche più di un mese sempre nell'arcipelago croato piuttosto che in Sardegna o in Sicilia. E quando in crociera il tuo equipaggio si rilassa e magari si stappa qualche birra? Diciamo che le aiuto molto nel bere le birre, se... spesso i miei amici mi redarguiscono perché sono sempre lì a regolare le vele, però quantomeno navighiamo a vela perché siamo comunque tutti appassionati di muoversi a vela. Hai mai noleggiato una barca per le vacanze? Se potessi rifarlo, dove andresti? La scelta è enorme. Mi è capitato, per esempio, quando partecipai alle telecroniche della campagna di Luna Rossa a Auckland, andammo in un atollo delle isole Tonga, noleggiamo una barca con un giornalista italiano perché doveva fare un servizio su questo atollo. E fu una cosa straordinaria, meravigliosa. Si chiamava Vavau e ci trovammo immersi in queste spiagge meravigliose con la natura, assolutamente altro che natura attorno a noi. Veramente bello. In questo caso il Pacifico, ma puoi trovare un luogo del genere ovunque e puoi trovare qualcuno che ti noleggia la barca ovunque. Basta leggere dei libri, ti innamori di un luogo e dici ok, voglio andare lì, e ci riesci.
il tuo motto per mare. Il mio motto è mollare gli ormeggi con umiltà, avendo preparato molto bene la navigazione, grazie alla meteorologia di oggi, di conoscere i giorni davanti a te e quindi il tuo futuro, e di navigare più semplicemente possibile in sicurezza. Quale personaggio storico o attuale porteresti con te per una crociera? Sono attratto da saper scrivere. Ci fu un pensiero molti anni fa con un signore che si chiama Bellomo, che è uno scrittore di Verona, che scrive dei soggetti sempre legati al mare. Avevamo un feeling anche in questo senso. E ecco, con lui sì, perché so che conosce anche l'argomento, dunque mi ispirerebbe senza dubbio nelle domande e nel dialogo. E scegliendo tra i tuoi colleghi storici, con chi di loro condivideresti una crociera? Beh, Francesco De Angelis, Flavio Favini, Tiziano Nava, Mani Frerz, Tommaso Chieffi e molti altri. La scelta sarebbe difficile perché ci siamo scannati regolarmente per anni. Abbiamo partecipato a quello che di bello ci dà lo sport della vela. Amiamo il mare, al di là delle battaglie è ovvio che siamo amici. Magari tra qualche anno lo faremo. Dobbiamo trovare un barcone enorme e andare tutti insieme. È vero che un buon marinaio in crociera trinca? Trinca? Si trinca se, in senso se si beve, sì, è vero. Però trincare magari potrebbe essere anche un movimento per regolare le vele. Diciamo tutte e due. La vela italiana è il dialetto triestino. Ma è vero che in barca si parla la vostra lingua? Allora, intanto devo dire che il triestino è la lingua ufficiale dei velisti in Italia. Anche Chieffi, Francesco, tutti quanti parlano il nostro dialetto perché stando con noi, come prima lingua per noi è il dialetto. E allora quando siamo in barca, nei momenti di difficoltà viene fuori la lingua madre, parliamo in dialetto, loro ci rispondono in dialetto perché ormai hanno imparato. Ed è comico, molto simpatico. Ci dici la frase in dialetto che usi più spesso in barca? No, non si può dire perché sono sempre sproloqui contro qualcuno, ecco.